Buongiorno amici, ben ritrovati, buon lunedì. Oggi è lunedì, come tutti i lunedì sera noi abbiamo Pilates, per cui devo avere una cena pronta. E oggi vado a fare una pizza in teglia nel forno, una normalissima pizza da fare in tranci, senza lunghe lievitazioni, senza alte idratazioni, una pizza normale, ma buona, 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 ve lo assicuro. Quindi, prendo la mia planetaria oppure a mano, ci ho messo 2 kg di farina perché andrò a fare per tutta la squadra il branco di questa casa. In più avanzeranno un po' di quadretti per la merenda di domani, scuola, lavoro e così. 2 kg di farina, ho messo 1 litro abbondante di acqua e un po' di quest'acqua l'ho messa a parte per sciogliere un cubetto di lievito. Vado a mettere solo un cubetto di lievito perché sono le 9 di mattina, le andiamo a mangiare stasera alla cucina alle 8:30, per cui ha tempo di stare lì e fare la sua lievitazione lunga lo stesso. Quindi non vado a mettere i 2 cubetti che di solito metto quando faccio gli altri impasti che avrete visto nel mio canale. Sciolgo in un po' di acqua il cubetto di lievito solo perché io lo tengo in freezer, solo per comodità. Se fosse fresco lo sbriciolerei. Bene. Quindi metto tutto io, a parte l'olio che in questo caso lo vado a unire alla fine. Allora, 2 kg di farina, un cubetto di lievito di birra e vado ad aggiungere l'acqua. Qui si tratta, la posso aggiungere tutta in una volta perché si tratta di un impasto normale. Quando sono ad alta idratazione, allora casomai conviene metterne un pochino alla volta. Gli metto anche il sale già. E l'olio lo vado a mettere tra un po', quando è bella impastata. Con il gancio vado a impastare tutto e poi vi faccio vedere. Oggi stasera pizza. Per me no ancora. Ecco, vedete ora che è incordato l'impasto, nel senso che si stacca bene dalle pareti. Ripeto, non è un impasto ad alta idratazione, per cui è molto più semplice. Ora, un po' a filo, un po' alla volta, vado ad aggiungere l'olio. Ecco, adesso come vi dicevo è incordato, io riaccendo e vado a inserire l'olio un po' alla volta, così l'ho travasato in una boccale per la punta, perché io vedo la planetaria con la gabbia, mi serve un beccuccio. Se lo fate a mano, uguale, un po' alla volta aggiungete l'olio. Alla fine, quando si è assorbito un po', ne ha verso dell'altro. Ora, se avete la planetaria, alzate anche le velocità, così si va a incordare bene. In questo modo qui lo aggiungiamo tutto, poi andiamo a ribaltare il nostro impasto sulla spianatoia, sul tagliere, sul marmo, acciaio, dove vogliamo. Ecco, ora vado a rovesciare l'impasto. Prima però, ecco, vi consiglio, se avete la possibilità, di non usare un piano di legno per fare questo lavoro della pizza, diciamo. Marmo, se poi invece avete soltanto quello di legno, va bene anche quello di legno, ci si adatta sempre. Vado a rovesciare, vedete che con 1 litro abbondante di acqua, non è un impasto ad alta idratazione, ma viene lo stesso, vedete, bello, bello morbido. Ora io lo lascio rilassare un po', lo lascio qui, 20 minuti, lo copro, lascio 20 minuti, poi andiamo a fare un po' di pieghe di rinforzo, senza tirarla troppo lunga. Così, a dopo. Ecco qua, sono passati 20 minuti un po' abbondanti, qui è un po' importante stare nei tempi perché se no si rilassa troppo. Mi ungo un po' le mani, uso, mi aiuto con un tarocco, voglio andarla un po' a stendere per dargli un po' di pieghe, vedete come si muove già bene? Ecco. La vado a stendere qua, non ho posto. Così la tiriamo un po' bene e poi andiamo a fare
le nostre pieghe. Vengono qua, così. Chiudo un po'. Questa cosa la facciamo due volte e basta. Cerco un po' di chiudere. Così. Vado a sigillarla tutta in questo modo. Ando un po' in dentro, che ancora è molle, poi come dicevo non è un'alta idratazione, si maneggia bene. Ok, altri 15-20 minuti, andiamo a dare un'altra piega e basta. Chiudo. Ok amici, ora ho alzato un po' la telecamera perché vorrei farvi vedere due talieri, vabbè. Ora sono passati altri 15-20 minuti, vado anche un po' di corsa. Vedete l'impasto si è un po', ha preso tono insomma. Ora vado a decidere le pezzature. Allora io andrò a fare 4 teglie grandi con 2 kg di farina. Quindi vado a dividere in 4. Ovvio che se uno vuole pesare fare una cosa precisa, ma non è da me oggi, specialmente di lunedì. Quindi una forse verrà un po' più grande, una un po' più piccola. Ok. Ok, adesso ne prendo uno alla volta, mi ungo un altro po' le mani e lo vado un pochettino a tirare come prima. Perché dopo lo lasceremo stare un po' di ore. Così, tutti e 4. Allora, voi se fate le dosi da gente normale, come dico io, con una teglia da forno di quelle 30x40, come sono i forni da casa, con 300 grammi di farina, riuscite a fare una teglia, ecco. Io qui calcolo un mezzo chilo di farina per teglia, qui vado sempre a fare lo stesso discorso, chiudere, questa operazione serve per sigillare l'aria, perché che dopo ci faccia un po' di bolle, così. Vado, vedete come è bello gonfio. Vado un pochettino a pierlare, a chiudere, l'importante è che non esca l'aria, così, vedete com'è bello sostenuto, e lo vado a mettere. Allora io, siccome ho bisogno di tanto spazio perché sono 4 le teglie che andrò a fare, mi sono messa qua un altro tagliere di legno perché non ne ho un altro d'acciaio, sarebbe meglio. In questo caso vado a mettere della semola, non so se riuscite a vedere qua, metto della semola di grano duro e vado a mettere la prima pallina e la metto qua. Aspettate che alzo un altro pelo, perché se vedete qua, dopo non vedete. Qui faccio un'altra mucchietta dove ne vado a mettere 2 di qua e 2 in questo tagliere qui. Se abbiamo il legno dobbiamo metterci la farina sotto. Scusate, il mio tarocco. Vado a fare questa operazione con tutti e 4. Vi faccio vedere quest'ultimo. Questo modo per fare della buona pizza al taglio in giornata, senza usare quintali di lievito, ma neanche le 30 ore di lievitazione, che sono quelle da fare il giorno prima, siccome io l'ho deciso stamattina. Adesso non è che si può mangiare la pizza solo quando facciamo 30 ore di lievitazione, perché adesso il web è bombardato di questi impasti
con tantissima acqua, ma 2 giorni di lievitazione, insomma, uno può anche aver voglia di fare la pizza la mattina per la sera. E qua vado a fare uguale le nostre pieghe, chiudo, sigillo qua. Se si attacca ancora, usate un tarocco, una spatola, quello che avete. Andiamo a chiudere. E poi però andiamo un po' a sigillare tutta la nostra aria. Vedete? Così. E anche questo lo vado a mettere qua. Poi cosa faccio? Io uso questi contenitori, o li mettete in un altro contenitore, ci mettete la velina, insomma. Io per praticità faccio così, uno e uno, due. Vado a fare gli altri, li metto qui, adesso per non farvi fare un video troppo lungo, e poi lascio lì almeno 3-4 ore. Ok, li lascio 3-4 ore, nel frattempo esco, vado a fare la spesa, quando torno ci guardo, ci vediamo più tardi. Ciao! Eccoci qua, amici. Allora, sono passate 4 ore e mezzo, sono andata a fare la spesa, fare i miei giri e ora vado a stendere nella teglia questi impasti. Allora, 2 li ho già fatti per avere posto per farvi vedere. Allora, mi preparo la teglia. Naturalmente sapete, io voglio bene la carta forno, io ci metto la carta forno. Sempre perché queste teglie sono così antipatiche da lavare che non vi dico. Quindi mi agevolo il lavoro, però non ce n'è bisogno. Potete benissimo usare la teglia del forno, ungerla appena, perché questo impasto non è che si attacca tanto. Vado ad aprire, a scoprire, vedete come ha lievitato? Abbondo con della farina di semola attorno, perché adesso il lavoro è un po' delicato, diciamo. Poi vado, parto con le mani così, anzi metto un po' di farina anche sopra, poi inizio a schiacciare l'impasto partendo da qua, dal contorno, perché tutta l'aria la dobbiamo mantenere all'interno dell'impasto. Quindi iniziamo a fare questo. Se vi si appiccica, esatto, fate così. Vedete, proprio nel contorno e poi dopo da dentro. Guardate un po'. Se fa così, qualche bolla che scoppia, non succede niente. E arriviamo qua. Se abbiamo usato un tagliere di acciaio, è facile che, vedete come il mio, un po' sotto si stia attaccando. Quindi, se noi abbiamo abbondante farina attorno, vedete, in questo modo gliela spingo sotto, si stacca subito. Ora inizio ad allargarla e poi la vado a trasferire nella teglia. Io ho delle teglie grandi, le teglie di un forno da cucina normale, le mie sono dimensioni da forno professionale, sempre perché siamo tanti. Arrivo fino qui, mi raccomando, non schiacciate troppo, ma lasciate, deve rimanere leggero. Poi vi faccio un altro. Ok, vi tirate su una manica e andiamo a passare l'impasto. Non è difficile, mettete qua così, ve lo andate a mettere proprio sul braccio. Alzate, intanto guardate come si stende, si scrolla della farina. Prendete la teglia, gliela andiamo a mettere sopra. Poi qui finiamo di allargare. Aspettate che cavo la farina da sotto, che per farvi vedere. Ok, così. E poi lo andiamo a allargare un altro po' qua nelle teglie. Vedete, è un impasto, vedete come viene leggero? E poi dovrebbe venire una pizza con dei belli alveoli. Se è venuta bene, quello lo vediamo dopo. Ok,
andiamo solo a allargare da sotto per non togliere l'aria che si è incorporata. Vedete dei punti, sarà una pizza un po' sottilina, buona, croccantina fuori, morbida dentro. Ok, ora ne vado a fare un'altra. Ecco, vi faccio vedere un altro impasto, così, perché a volte nei video che vediamo sul web girare sembra una cosa, invece è una cavolata questa cosa qui. Allora, infariniamo, l'importante è avere della semola, e andiamo a chiudere. Metto più farina. I bordi, così, e poi andiamo dentro. Sul legno questa ultima parte viene un po' meglio, nel senso che, ok, va staccata. Vado a allargare un po'. Se la lievitazione, vedete, è stata buona, questo lavoro è facile. Mi sistemo una teglia vicino. Scusate, un giorno forse imparerò a fare i video. Poi un braccio. Vado a scuola, vedete, vedete come si allunga da sola? Si allunga proprio da sola. E poi vado a stendere nella teglia. Ripeto, se non volete usare la carta forno, basta mettere un filo d'olio e voilà. Ora la lascio un altro, una mezz'ora, 40 minuti, intanto mi preparo la salsa di pomodoro. Ecco qua, adesso vado a mettere il pomodoro, ho lasciato, ho fatto tutte le mie cose, è stata lì anche quasi un'oretta. E ora vado a prendere la passata di pomodoro, dove ho messo del sale, l'origano e un po' di olio buono. E poi vado a mettere due. Io uso un tarocco. Vado a stendere fino anche il bordo, dato che io non mangio, perché a me piace invece la crosticina, che ci sia un po' di bordo, ma ai ragazzi, ai miei figli, preferiscono che ci sia poco bordo o niente, quindi vado a stenderla tutta. Forno alto 250 al massimo del vostro forno. Che avete, lo mettete al massimo e andiamo a mettere 10-12 minuti, così. Ora faccio tutte le altre, qua ne ho delle altre. Forno al massimo per 10-12 minuti, poi le togliamo, gli mettiamo la mozzarella, il salame, le melanzane, quello che ci pare per condirle, e poi le rimettiamo altri 3-4 minuti in forno. Ecco qua, sono passati 10 minuti, vedete, le tolgo e velocemente vado a mettere la mozzarella. Come dicevo, velocemente vado a mettere la mozzarella, vedete, questa è mozzarella grattata, quella nei panetti, grattata nel robot. E poi era in freezer, io questa l'ho tirata fuori stamattina dal freezer, perché quando ne trito tanta, dopo la metto in freezer se me ne avanza. Abbondante mozzarella, la stendiamo un po'. Ora le faccio tutte e altri 3-4 minuti nel forno. Ecco qua, le nostre pizze sono pronte, vedete che belle, ora le tiriamo fuori e le tagliamo. Le nostre pizze sono pronte, sono bollenti, ora vado a travasarle, scottano, su un tagliere. Voglio cavargli la carta forno ora, le metto qua perché la cena stasera sarà servita così. Andiamo a fare un po' di tagli. Stacca.
Ah, bollente. Vado a tagliare meglio questa rotella, taglia un po' così. Ecco qua, vedete che bella. In giornata, senza star lì due giorni, e si può avere la pizza anche per la cena di stasera. Bene, ora vado a sistemare le altre e niente, è la pizza di casa nostra questa sera.